interessante il fatto proprio del fattore tempo, se vogliamo, perché tu suddividi i capitoli anche in base, come dicevi tu, proprio alle invenzioni che si fanno, alle scoperte proprio in ambito televisivo, perché come cambia la ripresa, cambia anche proprio la cultura italiana, se vogliamo. Adesso non vorrei spoilerare troppo, no? Ma una cosa che mi ha colpito tantissimo, così a ruota libera, è il fatto della moviola e anche del costume sociale, perché quando entra in campo la moviola, tu lo riporti, esce un film in Italia che blow up, come se tutto fosse collegato, è qualcosa di fantastico. Allora, molti hanno notato questa cosa, quella della moviola, che oggi poi, adesso si parla ovviamente di bar, quindi, però l'arrivo della moviola è un fatto assolutamente rivoluzionario. Contrariamente a quello che si pensa, che pensano molti, soprattutto quelli che non amano il calcio, che la moviola sia stato un giochino, troppo, per far discutere nei bar, no? Un pezzo del costume italiano, come dice Toto Cotugno in una canzone. In realtà l'avvento della moviola è un momento rivoluzionario. Cerco di spiegare il perché senza fare troppo il professore, no? Però spiegarmi il perché. Allora cominciamo così. Era una domenica uggiosa e nebbiosa in Valpadana. Era la domenica 12 ottobre del 67 e era cominciato un campionato, neanche di quelli che si annunciavano particolarmente avvincenti. Era un campionato che seguiva la fine dell'epopea della grande Inter di Herrera, cioè, diciamo squadre tutte un po' malmesse, quindi non un grande attenzione, però si gioca il derby a Milano, il cosiddetto derby della Madonnina, e succede una cosa che accadeva spesso nel calcio. Succede che mentre l'Inter è in vantaggio, il Milan attacca, Rivera tira un pallone che sbatte sotto la traversa, rimbalza sulla linea di porta. Grande mistero, dentro o fuori, perché dico a coloro che non seguono il calcio con grande attenzione, perché sia gol, il pallone deve superare interamente la linea, cioè tutta la circonferenza deve superare. Tra l'altro era successo pochi mesi prima, un anno o qualche mese prima, che un caso simile aveva decretato la finale del campionato del mondo, quello giocato in Inghilterra, quella finale in Inghilterra Germania, e l'arbitro, anzi il guardalino, aveva decretato gol pallone dell'Inghilterra, e che poi a posteriori si è dimostrato che non era gol, però insomma, diciamo, c'era ancora, aleggiava ancora questo mistero sul gol dell'Inghilterra. L'arbitro di quel derby, abbastanza poco significativo, decretò che era gol, la partita finì 1-1, insomma neanche grandissime polemiche. Però accadde una cosa strana, che in Rai, la Rai di Milano, in Corso Sempione, un montatore, un oscuro montatore, cioè era un Vitaletti, cominciò a lavorare quelle immagini alla moviola. La moviola è uno strumento in cui si può andare avanti e indietro e fare il frame stop. Riuscì a fermare l'immagine proprio nel momento in cui il pallone cadeva sulla linea, non al di là, non era gol. Come dico io, l'unica volta che gli arbitri hanno favorito il Milan, perché di solito ci mazzano, no, però quella volta l'arbitro favorì giustamente il Milan. Ebbe l'immagine, fermo immagine, che non era gol. Parlò di questa cosa con i dirigenti della Rai di Milano con una proposta, cioè, ma se lo facessimo vedere agli italiani? Perché sapete, in Rai le cose si fanno andando coi piedi di piombo, pensate al 66, e i dirigenti dissero perché non lo facciamo, c'era di mezzo Pizzo, tutta una compagnia di gente piuttosto bella, viola. E allora cosa successe? Successe che il lunedì successivo, nella rubrica sportiva che segue il telegiornale, mostrarono questa immagine. E io dico, attenzione ai tutti i non calciofili, perché per noi calciofili poi l'importante è se è dentro o fuori. Attenzione che lì scatta un meccanismo rivoluzionario che non riguarda solo il calcio, ma riguarda
il mondo, riguarda, è un cambiamento filosofico del, del pensiero. Cosa vuol dire? Vuol dire che la conoscenza, che noi attribuiamo la verità, la conoscenza vera, ad una macchina, cioè l'occhio umano può fallire, ma c'è una macchina che non può fallire. Cioè la moviola dimostra che questa cosa è vera.